E niente, passano i mesi, arrivano nuovi smartphone, ma la risposta è sempre la stessa. Meglio A52s di Samsung. Ma perché questo smartphone è così eccezionale? Passatemi il termine, perché è così migliore rispetto anche alle nuove uscite? Voglio rispondere a questa domanda all'interno di questo video e intanto parlarvi anche di una riprova dopo 6-7 mesi di uno dei migliori smartphone degli ultimi anni. Partiamo! Samsung Galaxy A52s 5G è uno smartphone uscito nell'autunno 2021 e si tratta di un prodotto che ne andava a perfezionare un altro, ovvero Galaxy A52 4G e Galaxy A52 5G, che per la cronaca, se li trovate in negozio, io vi consiglio di evitarli in favore proprio di questo modello A52s, quindi con la S ed è davvero fondamentale, perché più o meno allo stesso prezzo vi offre prestazioni decisamente migliori. Resistenza ad acqua e polvere certificata IP67, bel display ampio di qualità sul fronte a tecnologia OLED come Samsung ci ha abituato da tempo, 4 fotocamere sul retro perfettamente in linea con la fascia di prezzo e processore recente fanno di questo prodotto il più completo ad oggi presente sulla fascia media. Quindi insomma, il primo punto per cui hashtag meglio A52s è il fatto che è uno smartphone realizzato con senso, con senno. Il secondo punto invece è legato al problema dello shortage che ci affligge negli ultimi 2 anni. Viviamo in un'epoca dove la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma che tra la pandemia prima e la guerra poi ha subito un forte rallentamento, anzi si è proprio fermato praticamente tutto. In Cina ancora oggi sono vari lockdown che mettono in crisi la catena produttiva e quindi i vari produttori di smartphone non hanno chip effettivamente da comprare se non i residui di magazzino. Prendiamo ad esempio gli ultimi arrivati, tutta la serie Redmi Note 11 che abbiamo visto qui sul canale è dotata di Snapdragon 695G oppure 680 oppure Galaxy A53 e altri che al loro interno hanno l'Exynos 1280, tutti smartphone che arrivano più o meno sul mercato allo stesso prezzo del Galaxy A52 in tutte le sue varianti, ma che di fatto hanno dei processori meno potenti, meno prestanti, meno interessanti. Banalmente sia lo Snapdragon 695G sia lo Snapdragon 680 che vedremo e stiamo vedendo sempre su più modelli anche di altri brand, banalmente non supportano la registrazione in 4K a 30 fps e Full HD a 60 fps, cosa che lui, e che comunque fino a un paio di anni fa, anche fino all'anno scorso, era diciamo la base per la fascia media e già quasi anche per la fascia bassa. Se poi prendiamo A52s e lo affianchiamo a questi modelli e confrontiamo le prestazioni, notiamo che c'è decisamente un gap importante ad appannaggio, quindi a favore di A52s, che ha un processore della serie 7, l'ultimo arrivato della serie 7 di Qualcomm, che è assolutamente un ottimo processore e non si discosta troppo dall'870, che è uno dei processori più interessanti della serie 8. Il terzo punto per cui hashtag meglio A52s è logicamente il prezzo. Essendo uscito 6, 7, quasi 8 mesi fa, è uno smartphone che ovviamente ha subito un calo di prezzo e dai 469€ di listino di lancio siamo arrivati ormai ai 260, 250, addirittura proprio in queste ore a 220€ su eBay, vi lascio il link in descrizione. Insomma, un'offerta assolutamente imperdibile, anche perché i nuovi lanci ovviamente costano sui 300, 400 e chi anche cerca di sforare oltre. Samsung Galaxy A52s 5G dunque sta vivendo di fatto una nuova giovinezza. Indiscutibilmente, se si cerca uno smartphone tra i 200 e i 400€, questa è la risposta diciamo per tutti. E permettetemi di aggiungere in questo discorso anche altri smartphone molto validi dello scorso anno che sono scesi di prezzo. Parlo di Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, che più o meno si trova intorno a quel prezzo, Realme GT Master Edition, che a volte si trova anche a meno sulla soglia dei 200€, oppure, perché no, Realme GT Neo 2, che anche lui è arrivato altissimo come prezzo, ma nel frattempo è calato moltissimo. Vi lascio comunque il link all'acquisto in descrizione. Tra l'altro c'è, ripeto, una promo interessantissima in questi giorni proprio su eBay, dove c'è un coupon sconto, insomma vi lascio il link nel box della descrizione. Se invece volete qualcosa di più e qualcosa di più prestante, di più top di gamma, chiamiamolo così,
L'alternativa più che vi consiglio è Galaxy S21 FE, ho fatto una riprova pochi giorni fa, ve la lascio linkata in descrizione, comunque la trovate sul canale. Ma adesso la domanda è, come va a distanza di 6, 7, 8 mesi? La risposta è quasi scontata, ma ho voluto comunque rimetterci le mani sopra e tutto diciamo che è confermato. Il software, la One UI, era completa al lancio, al netto della modalità DeX che sulla fascia media e bassa non è presente e lo è ancora oggi, dove tra le altre cose si è aggiornato anche già ad Android 12 e One UI 4.1. Ritroviamo quindi tutte le novità dell'ultimo update di Android come le opzioni riguardo l'ambito della sicurezza, ma anche qualche piccola aggiunta da parte di Samsung. Dal punto di vista fotografico nessuna novità se non qualche rinnovamento piccolo dell'interfaccia grafica. Scattava buone foto prima e lo fa ancora oggi e sinceramente solo la ultra grandangolare è un po' debole nel dettaglio, ma è pur sempre superiore alla miriade di smartphone che a bordo hanno il classico sensore da 8 megapixel di scarsa qualità. Qui almeno abbiamo una 12 megapixel. Ah sì, ovviamente può registrare video in 4K a 30 fps, Full HD a 60 fps. Il sensore principale è tra l'altro anche leggermente stabilizzato otticamente, per cui non farà i video più stabili e fluidi come ho sempre detto, ma è comunque qualcosa in più rispetto sempre alla concorrenza. Anche lato batteria e autonomia non è cambiato moltissimo, diciamo che più o meno si arrivano a 5 ore di schermo, ovviamente non l'ho provato effettivamente 6 mesi, ma l'ho ripreso in mano dopo questo tempo, quindi invito i possessori invece di questo smartphone a dirmi nei commenti come si stanno trovando, così da arricchire ulteriormente questo contenuto. Dove però è uno smartphone dove non cede il passo a nessuno è indubbiamente, anzi indiscutibilmente, sul lato degli aggiornamenti. Samsung infatti garantisce 4 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza e insomma ha già ricevuto Android 12, quindi arriverà fino a Android 15 e supporterà appunto 5 anni di patch, quindi ulteriori 4 anni ad oggi. Insomma, nessun altro prodotto sulla fascia media e pochi prodotti della fascia alta offrono un tale aggiornamento, un tale supporto software, quindi chapeau a Samsung. Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma uno smartphone a 250 euro che arriva fino ad Android 15, incredibile. E insomma, che dirvi di altro, se cercate uno smartphone sulla fascia media tra i 200 e i 400, ma anche 500 euro, lui è assolutamente l'alternativa più conveniente, perché offre tantissima completezza, tra l'altro dopo 6, 7, 8 mesi non è invecchiato poi così male, anzi leggermente migliorato su alcuni aspetti ed è ancora un ottimo prodotto, anzi non mi spiego come sia possibile che vada così spesso in offerta pur essendo effettivamente un best buy. Comunque, se Samsung non vi sconfinfera perché non vi piace per qualche particolarità, banalmente qualche laghettino nel software che sono presenti, assolutamente, ci sono tante altre alternative, come dicevo all'interno di questo video, partiamo da Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, Realme GT Master Edition, oppure anche Realme GT Neo 2, ma se volete spendere qualcosa in più, se volete qualcosa anche di più rispetto a A52S, sia dal punto di vista dei materiali, in realtà solo il bordo è in metallo, o comunque una certificazione P68, la ricarica wireless e qualche altra specifica in più, Galaxy S21 FE è quello che dovreste puntare. Tutti ottimi smartphone, tutti, a parte l'S21 FE che è arrivato semplicemente in ritardo, del 2021. Questo perché nel 2022 c'è davvero carenza di prodotti particolarmente interessanti, anche se qualche chicca effettivamente l'abbiamo vista e ve l'ho riportata sul canale. E con questo era tutto, fatemi sapere la vostra all'interno dei commenti, sono curioso soprattutto di sapere anche da parte dei possessori come si stanno trovando effettivamente e se sono contenti.